Grazie, buongiorno a tutti. So che siete molto provati e la mia è una relazione tecnica, ma facciamo un patto. Io darò delle cifre, dei numeri e non darò spesso delle spiegazioni, non le dimostrerò. Chi è interessato può farmi privatamente o fare riferimento a alcuni lavori di ricerca. Io tenterò di essere molto rapido. E ringrazio per l'obbligo perché mi ha dato l'opportunità di lavorare su un tema che francamente non avevo mai approfondito prima e che mi ha fatto scoprire delle cose molto interessanti, forse sin qui un po' trascurate. Mentre preparavo la relazione, mi venivano in mente quegli splendidi versi di Fabrizio De André, la polvere, il sangue, le mosche, l'odore, per strada, tra i campi, la gente che muore, che è una descrizione bellissima, struggente, fortissima della guerra. La guerra, tra le attività umane, è certamente la più stupida e la più ignobile che ci sia. Manda a morire i più giovani, espone al rischio di rappresaglia i vecchi, le donne, i bambini, distrugge ciò che l'uomo con molta fatica ha costruito. E finora non molto, un po' trascurato e non mai abbastanza misurato, devasta l'ecosistema. Io di questo vorrei occuparmene qui con particolare riferimento al conflitto in corso in Ucraina. Mi senti da bene? Sì, come sappiamo, nel febbraio dell'anno scorso. Nel febbraio dell'anno scorso la Federazione Russa ha invaso l'Ucraina e questo è stato oggetto di attenzione da parte di alcuni ricercatori che già nel novembre dell'anno scorso a Sharm el-Sheikh, alla COP27 di Sharm el-Sheikh, ne hanno tratto un primo report sui danni provocati dai primi 7 mesi di attività bellica. Adesso, solo di recente, nel luglio, di quest'anno, gli stessi ricercatori hanno prodotto un report che mette a fuoco i danni provocati da un anno di guerra. Gli autori della ricerca, è bene sapere chi siano, sono un gruppo di ricercatori capitanati, guidati da un olandese che si chiama Lennart de Klerk, che ha scelto di vivere in Ungheria, dove all'interno di un borgo rurale ha costruito un resort, come ormai abbiamo detto, un piccolo albergo diffuso con 3 ville e una piscina, realizzate con materiale di ciclo che usano il sole come energia, con lo scopo, come lui dichiara, di dimostrare, lui usa il termine luxury, che noi possiamo tradurre più che lusso come elegante, come benessere, cioè che l'eleganza e il benessere non sono incompatibili con la cura dell'ambiente. E allo stesso tempo lui ha utilizzato questo ambiente per dimostrare ai suoi ospiti che possono tornare alle loro case e replicare quel modo di costruire quindi nuove tecnologie. Allora, quest'autore, naturalmente, gli studi, è la prima volta che qualcuno si occupa di stimare i danni prodotti all'ambiente da una guerra. Quindi voi capite che per forza di cose si tratta di una metodologia assolutamente nuova, quindi molto approssimata, con stime che non possono che essere prese con le pinze. E tuttavia, siccome gli ricercatori, e questo è da considerare bene, hanno voluto utilizzare delle approssimazioni prudenti e conservative. Questo vuol dire che i numeri che tra un po' andremo a dire sono tutte approssimazioni per difetto. Quindi qualunque numero superiore può essere valido, numeri inferiori non sono validi. E vedrete che già così, approssimando per difetto, noi abbiamo una situazione davvero drammatico. Allora, intanto in generale bisogna dire, facciamo una piccola premessa, che gli eserciti di per sé, anche quando siamo in tempo di pace, il tempo di pace di fatto sistematico, i conflitti pervadono la terra continuamente, ma anche gli eserciti come quello italiano, che in questo momento non è impegnato attivamente su teatri bellici, comporta ha un impatto sull'ambiente che è davvero molto considerevole. Ora, questo è stato stimato da SIPRI e da Climate Change, che hanno dimostrato, vado piuttosto velocemente, che l'impronta di carbonio, il carbon footprint,
dovuta agli eserciti, addirittura può raggiungere il 7% del totale delle emissioni di tutto il pianeta. Cioè la sola presenza degli eserciti comporta questa importante devastazione sull'ecosistema. Ed è una... se tutti gli eserciti in qualche modo fossero una nazione unica, sarebbero addirittura la terza o al più la quarta nazione al mondo per impronta di carbonio, solo dopo Stati Uniti e Cina, o forse dopo l'India, ma certamente prima ancora della Russia, che contende il quinto posto, e contenderebbe il quinto posto. Se vogliamo dare, prima ancora di passare al tema specifico dell'Ucraina, un riferimento proprio a questa tavola che è molto interessante. Questa tavola riguarda, diciamo, le emissioni di gas serra, quindi gas climalteranti, misurate in CO2 equivalente, in anidride carbonica equivalente, perché voi sapete che il protocollo di Kyoto ha preso in esame 6 gas climalteranti, per poterli confrontare l'un l'altro ne ha preso una unità di misura che è l'anidride carbonica. Il metano, per esempio, che fa parte di questo paniere e che è molto più, ha un effetto assai maggiore, addirittura un effetto 21 volte superiore. Quindi quando noi prendiamo una tonnellata di metano è come se ne prendessimo 21 di anidride carbonica. Quindi misuriamo tutto con l'anidride carbonica equivalente e abbiamo questi risultati. Abbiamo che le prime due nazioni al mondo per importanza nelle emissioni di anidride carbonica o in generale di gas serra sono gli Stati Uniti e la Cina. La prima spende una spesa in miliardi di dollari, di oltre 800 miliardi di dollari, la seconda spende molto meno in base a stime che sono state fatte, perché il dato cinese non è perfettamente conosciuto, però l'impronta cinese, come vedete, è doppia di quella americana, secondo questo studio, perché l'esercito cinese è fatto e composto di oltre 2 milioni di uomini in armi. Quindi, torniamo adesso, diciamo, alla guerra in Ucraina. La metodologia che è stata messa a punto, che vedremo ovviamente, ma che ci consente di capire quali sono le fonti di emissione, è una metodologia che ha preso in esame, e possiamo andare avanti, ha preso in esame questi fattori prevalentemente. Cioè, il fatto più evidente che vi sono delle operazioni belliche, cosiddetto warfare, cioè l'attività bellica di per sé, il fatto che l'attività bellica provocano degli incendi, il fatto che a causa, diciamo, della guerra milioni di persone sono costretti a lasciare le loro abitazioni, i cambi di rotta dell'aviazione civile che devono evitare le zone che sono teatro del conflitto, i danni all'infrastruttura civile, nel caso specifico il famigerato sabotaggio dei gasdotti, delle pipeline Nord Stream 1 e 2, gli impatti del conflitto nel corso di un anno di guerra sul settore energetico europeo e a livello nazionale in Ucraina. Adesso li esaminiamo brevemente per dire che per quanto riguarda, diciamo, le emissioni dovute al conflitto bellico di per sé, la prima cosa che viene in mente è l'enorme spreco di combustibili che viene fatto per muovere gli aerei, gli elicotteri, i carri armati, i veicoli blindati nel teatro di guerra. Ma secondo questo studio ben maggiore è addirittura l'emissione di gas climalteranti dovuti all'uso dei combustibili per muovere tutte le retrovie, cioè tutta la macchina della logistica. In totale si valuta, non siamo ancora al passo precedente, non importa, si valuta che in totale tra russi e ucraini sono stati utilizzati 4,8 milioni di tonnellate di combustibile, che danno un contributo all'alterazione del clima per quasi 20 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Andiamo avanti. L'altra ovvia ragione, diciamo, di alterazione dell'ambiente è dovuta all'artiglieria. I proiettili di artiglieria, si è stimato che sono più di 11 milioni di proiettili sono stati lanciati
un totale, tra l'altro, spaventoso, 800.000 tonnellate di materiale che sono state scagliate, diciamo, su oggetti, persone, cose, devastando ogni cosa. E anche questo naturalmente ha un impatto sull'ambiente, perché intanto si usa del propellente per poter spedire i proiettili, poi perché i proiettili hanno un punto di detonazione, e poi perché queste, cioè, dire, è un'analisi molto complessa, devo dire, e molto fine, e naturalmente per questo, come dicevo all'inizio, approssimato. Il contributo diciamo, dovuto all'uso di munizioni e di esplosivi è stato valutato per quella precedente, non ricordo, comunque è Rimesso. quasi, è rimasto, sì, circa 2 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Poi sono state costruite dalle fortificazioni. E sono state fatte delle trincee, in totale, per essere riassuntivi, diciamo che è stato valutato che sono state costruite 3.000 chilometri di linee difensive, e quindi è stato usato 100.000 metri cubi di calcestruzzo oltre ad altri materiali, e questi naturalmente danno un contributo, perché ogni materiale, questa è una premessa che va fatta, ha del carbonio incorporato, cioè ogni volta che noi usiamo qualcosa, anche nella nostra vita quotidiana, noi aggraviamo la situazione sul pianeta, perché l'energia che è servita per produrre quell'oggetto, il carbonio incorporato in quegli oggetti, provoca un'emissione di anidride carbonica. Anche in questo caso abbiamo 100.000 tonnellate di carbonio, di ossido di anidride carbonica equivalente. E poi ci sono gli equipaggiamenti, quindi i tank, tutto ciò che non tanto in termini di combustibile che abbiamo adoperato, ma in termini di oggetti che sono stati realizzati e quindi hanno comportato un'emissione di anidride carbonica. Si stima che siano stati danneggiati o catturati o abbandonati 10.000 equipaggiamenti russi e circa 3.200 equipaggiamenti ucraini, il che vuol dire circa 1 milione di tonnellate di anidride carbonica equivalente. A questo punto, tirando la somma, diciamo, di tutte le attività sul teatro di guerra, facendo questa somma, scopriamo che il totale di emissioni in un anno di guerra in Ucraina, dovute, diciamo, alla guerra vera e propria, ammontano a quasi 22 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente. Questo non basta, perché, come dicevamo all'inizio, la guerra provoca degli incendi, e gli incendi, naturalmente, bruciando biomassa, quando l'incendio investe un'area aperta, una foresta, o bruciando anche, diciamo, oggetti all'interno degli spazi urbani, disperde dell'anidride carbonica. Qui il calcolo è davvero complesso, la stima, ripeto ancora una volta, prudenziale, è 17, quasi 18 milioni di tonnellate di anidride carbonica. In un anno di guerra, dall'Ucraina si sono mossi inizialmente 13,5 milioni di persone, pari al 30% della popolazione. Questo movimento di persone, ancorché si valuta che nell'ultima parte dell'anno quasi il 40% degli ucraini si è tornato alle proprie abitazioni, ha generato naturalmente anche qui dato un contributo alle emissioni di anidride carbonica, che non ci sarebbe stato se la guerra non ci fosse mai stata, pari a circa 3 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente. L'aviazione civile, per esempio, il viaggio da Seul a Helsinki, che è l'hub aereo che è stato maggiormente colpito, oggi è aumentato addirittura di 8.000 chilometri e comporta un viaggio aereo superiore di 7 ore. Quindi il cambiamento, diciamo, delle rotte, le rotte europee per lo più hanno preferito le rotte basse, le rotte invece i giapponesi hanno preferito puntare un po' più verso nord, come rappresentato probabilmente in quell'immagine che ho preso a caso da internet.
Tutto questo comunque ha comportato questi cambiamenti di rotta con un maggior consumo di combustibile. Questo è un maggior volume di propellente per gli aerei, che è stato valutato in 12 milioni di tonnellate di energia carbonica equivalente. Le abitazioni, dunque, le abitazioni non sono abitazioni, sono le infrastrutture civili, quindi le case, le abitazioni, le industrie, i servizi. Sono la Banca Mondiale, assieme alla Scuola Economica di Kiev, ha valutato che sono stati in un anno di guerra, quindi parliamo dal 24 febbraio del 2022 al 23 febbraio del 2023, ci sono stati prodotti danni alle infrastrutture civili per quasi 150 miliardi di dollari, di cui circa un terzo relativo ad abitazioni civili. Allora, qui la stima si riferisce al fatto che avverrà una ricostruzione e dovendo ricostruire, non ci fosse stata la guerra, non ci sarebbe stata la distruzione, quindi non ci sarebbe stata la ricostruzione, dovendo ricostruire, il costo ambientale della ricostruzione delle infrastrutture civili danneggiate in un anno di guerra in Ucraina a causa del conflitto è pari a 50,2 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. E questo è, come vedremo poi nella tavola riassuntiva, il contributo maggiore. È stato considerato una tantum, perché è avvenuto all'interno, diciamo, del conflitto, il sabotaggio delle pipeline Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Qui c'è stata un'emissione importantissima di metano e, come dicevo poco fa, il metano è un gas climalterante che ha una potenza climalterante 21 volte superiore all'idrocarburo carbonico. Quindi quelle esplosioni con la fuoriuscita di metano hanno consegnato all'ambiente 14,6 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente. Quindi è stato un crimine, diciamo, contro l'umanità il solo sabotaggio del gas. A livello energetico europeo, andò molto, molto velocemente, qui il ricercatore ha fatto un'analisi molto complessa, stimando, diciamo, il fatto che il minor consumo di gas, dovuto al fatto della mancanza delle pipeline e anche delle sanzioni contro la Russia, ha prodotto in realtà un risparmio, avrebbe prodotto un risparmio di emissioni di anidride carbonica equivalente. Ma i consumi di energia elettrica e soprattutto il gas naturale liquido che importiamo, come sappiamo, sostanzialmente equiparano quella diminuzione, e in totale l'effetto può essere considerato neutro. Così come, non sto a studiarvi ancora oltre, diciamo, anche a livello ucraino, considerando il fatto che c'è stato un crollo della produzione di oltre il 30%, e quindi questo, quando la produzione crolla, crollano anche naturalmente le emissioni di gas climalteranti. Ma gli ucraini che si sono rifugiati altrove, all'estero, naturalmente hanno usato bene i prodotti che sono stati realizzati altrove, quindi sostanzialmente anche questo contributo, per prudenza e in modo conservativo, è stato annullato. Arrivando alla tavola riassuntiva, che appunto riassume tutti i contributi e i fattori che contribuiscono alle emissioni di anidride carbonico, di anidride carbonica equivalenti, scopriamo che appunto il totale in un anno di guerra, cioè in un anno di guerra, il conflitto è costato all'ambiente, e cioè a noi tutti, come dicevo prima il mio stimatissimo professore di fisica, Angelo Tartaglia, una tonnellata di anidride carbonica emessa in qualunque parte del mondo interessa naturalmente tutti noi, non interessa soltanto l'Ucraina o soltanto l'Europa. Quindi abbiamo 120 milioni di tonnellate di carbone che hanno interessato noi tutti. Questo, vado quindi rapidamente alle conclusioni. Come sappiamo tutti, nel 2015 gli accordi di Parigi, grandi del pianeta, hanno stabilito di contenere la temperatura terrestre al di sotto di 2 gradi, possibilmente a 1,5 gradi, entro il 2050. E questo obiettivo è stato poi ribadito dalla COP di Glasgow nel novembre del 2021, e in base, diciamo, a questa conclusione, a questa decisione politica, ne dovrebbe conseguire una certa riduzione per gli anni a venire.
Invece, già la ripresa dovuta al post-Covid ha dimostrato che le emissioni climalteranti sono cresciute anziché diminuire. Ma adesso abbiamo calato proprio l'asso, diciamo, sul piatto. Perché il risultato della guerra, cioè quei 120 milioni di tonnellate di anidride carbonica equivalente, che ho tentato molto rapidamente di raccontarvi, valgono quanto le emissioni di un intero paese, grande come il Belgio, più del Portogallo. Quindi è come se noi all'Europa avessimo aggiunto per un anno, diciamo semplicisticamente, in modo semplice, nel 2022, come se all'Europa avessimo aggiunto un altro Belgio che contribuisce alle emissioni di gas climalteranti. Allora, è evidente che le conclusioni, che in parte sono già state tratte in apertura da Piero Vigliacco, ancora una volta il mio ringraziamento per la sua incredibile capacità di organizzare in modo infaticabile questi convegni. L'assurdo è che mentre che le classi politiche dirigenti globali, mentre dovrebbero attivarsi per contenere l'aumento della temperatura e quindi limitare le emissioni di gas climalteranti nell'atmosfera, stanno aumentando le spese in armamenti con le quali sostanzialmente stringiamo il cappio attorno alla nostra gola. Vi ringrazio. Grazie.